Presidente, mi permetta di fare anche una battuta a premessa di tutto quanto. Io alle volte veramente vorrei aver fatto parte dell'opposizione solo per chiedere la pace nel mondo e poi vedere la risposta da parte della maggioranza, perché tante volte ci chiedono interventi, vabbè, immaginavo, insomma, ci chiedono interventi veramente strutturali, interventi di opere di adeguamento di una certa rilevanza, sulle quali però, se vai a vedere indietro nel tempo, non ce n'è traccia. Se intanto parliamo puntualmente della mozione, al primo punto si parla già di attivare ATAC, che non è la parte competente per gli interventi straordinari su cui si fa menzione nella prima parte della mozione. È Roma Metropolitana, non so se la consigliera Mussolini mi ascolta, così magari la prossima volta la riformuliamo anche un pochino meglio. Poi per entrare nel dettaglio rispetto alla commissione trasparenza che è stata fatta, è vero qualche settimana fa, volevo ricordare ai colleghi che anche nel 2017 abbiamo iniziato ad affrontare questo discorso, abbiamo analizzato un protocollo d'intesa, non ricordo chi dei colleghi era presente, comunque abbiamo analizzato un protocollo d'intesa sottoscritto da ATAC, Roma Capitale e le più grandi associazioni delle disabilità romane. Lo so che sorride perché evidentemente non si è resa conto che noi abbiamo analizzato puntualmente all'interno delle stazioni metropolitane, abbiamo analizzato puntualmente che tipo di accessibilità c'era all'interno delle stazioni e quali interventi necessitava. È naturale che interventi di, ripeto, cambiamenti strutturali all'interno delle stazioni siano necessarie, come è normale che invece interventi di manutenzione ordinaria che garantiscano, che potessero garantire anche in passato una fruibilità delle stazioni, erano necessarie anche quelle. E invece dal 2012, data in cui è stato stilato il protocollo, in realtà non risultano questo tipo di interventi di manutenzione, tant'è che poi siamo arrivati in una situazione di degrado e di impossibilità a agire velocemente. Quello che noi abbiamo fatto proprio dal 2017, che è il periodo più o meno in cui è entrato il delegato della sindaca all'accessibilità universale, abbiamo iniziato ad avviare dei tavoli proprio con ATAC, che in questo momento sta iniziando a fare utili, anche questo non so di chi dobbiamo ringraziare, e ha iniziato a ampliare le corse accessibili. Già da maggio ad oggi, da 17 siamo passati a 21 corse accessibili e abbiamo risposto peraltro a tutti gli interventi straordinari che sono necessitati negli ultimi mesi. Per quanto riguarda invece ci chiedono dunque all'interno sulla mozione ci chiedono di monitorare e di controllare, di fare un monitoraggio di vigilanza, diciamo, scusatemi, su quello che è ad oggi gli interventi appunto programmati rispetto alla metro San Giovanni. E quindi mi sorge il dubbio, collega, magari mi potranno rispondere anche in dichiarazione di voto, ma chi doveva vigilare quando abbiamo iniziato invece i cantieri per la metro San Giovanni per garantirla accessibile, se lo ricorda? Però in ultimo poi, scusi, volevo anche informarla che con la Regione abbiamo concordato con i portavoce regionali, naturalmente del Movimento 5 Stelle e di maggioranza, di predisporre dei bandi e dei finanziamenti ad hoc per assistere alle azioni di eliminazione delle barriere architettoniche. Non so se anche questo le interessa alla collega, perché non mi ascolta, però magari può essere utile. Queste risorse economiche che fino ad oggi sono mancate, e non è una novità neanche per i cittadini che non ci piace prendere in giro, non ci. Collega, posso pretendere l'ascolto del mio intervento? Perché non hanno ascoltato la commissione del No, non posso 2017 e non obbligare ad ascoltano. ascoltare, chiaramente posso richiedere il silenzio in aula. Sì, perché non è stata ascoltata né la commissione del 2017, nella quale abbiamo preso degli impegni rispetto ai cittadini con disabilità, e non ascoltate neanche le dichiarazioni del delegato della sindaca all'accessibilità universale, che anche in occasione della commissione trasparenza ha spiegato bene quali sono stati gli interventi negli ultimi mesi, e sono stati interventi interessanti e sostanziali. Vi sto spiegando che dalla Regione abbiamo collaborato affinché arrivino dei finanziamenti ad hoc per abbattere le barriere architettoniche,
perché sappiamo, ripeto, che non vogliamo prendere in giro i cittadini, sappiamo come sono ridotte le casse di Roma Capitale, non certo per merito nostro, mi dispiace se lo devo ribadire ancora una volta, e sappiamo che interventi sostanziali e strutturali, come ci avete chiesto nella mozione, sono semplicemente impossibili da fare dall'oggi al domani, seppure ci stiamo lavorando, ripeto, i tavoli con ATAC sono stati avviati e i progetti in relazione a tutte le barriere architettoniche e sensoriali, così come anticipava giustamente la collega, sono uno tra le priorità politiche che ci siamo dati, sia come consiglio che da parte, come indicazione politica da parte della sindaca. E per questo motivo, insomma, perché è malfatta la mozione, perché in realtà chiede delle cose su cui abbiamo già avviato dei lavori e abbiamo già ottenuto i primi risultati, voteremo no a questa mozione.